Ah, amici e amiche di Attila Games, come sempre, ben ritrovati ragazzi, rieccoci qui con Sherlock Holmes. Allora, proprio dove ci eravamo lasciati l'ultima volta, eravamo nell'ufficio di Mr. Marley. Ho già aperto la porta al dottor Watson là sotto. Eccoci qui, allora, piramide. Mettiamoci all'opera, che dovevamo scoprire appunto cosa nascondeva il signor Marley qua. Ok, allora, iniziamo. A slot. It appears to be part of some mechanism. Ok, ora me lo sento, c'è da pensare. A slot. It appears to be part of some mechanism. Ok, dovrò prendere qualcosa. Vediamo un attimo. Watson, We need salve. to hurry and find out what Mr. Marley is hiding. Comunque, complimenti per essere passato qua dietro senza che me ne accorgessi. Obviously for a dagger, Mayan period, I think. I'll need a dagger to work the mechanism. Ok, e fin qua come forgia. Oh puttana Eva, mi tocca pure forgiare. Allora, eccoci qui. Proviamo, proviamo. Ah, ho capito. Ragazzi, è difficile, eh? Ma io lo premo, ma parte con qualche ritardo, con un pelo, con qualche secondo di ritardo. Com'è venuto? This dagger fits. Beh, dai, non mi lamenterei per essere la prima volta. Ok, e la Madonna. Con permesso. Another statue of Tikkun Umar. Sto struzzo qua. Ok, allora. Qui tiene la cassaforte. It's closed. Ok. Marley dismantled these alarm clocks for their parts. Va bene, qui niente di che. It can move, but a part of the mechanism is missing. Be careful, Watson, unless you want to be speared by Tycoon Uman. Ok, fa anche le battute. Mamma mia, allora, ripristina il meccanismo dell'automa collegando tutti gli ingranaggi in tutti e tre i livelli dell'altezza. Cazzo vuol dire? Momento, eh. Oddio, qui ci sarà da intripparsi di sicuro. Ci sono anche questi qui piccolini? Madre. Ok, questo qui non penso proprio. Lo rimetto al suo posto. Dove l'ha buttato? Oddio, non c'è più. Secondo me qui ci va uno di quelli più. Ah, ci vuole pure la catena? No, lo rimetta qua. Non mi devo per forza mettere in uno di questi quattro, ora che l'ho preso in mano. Ah, lo rimette al suo posto. Bravo. Questa qui magari, che mi sembra un po' più piccola, vediamo, eh. No, allora qui ne vuole una, mi serve un'altra. Ok, il fatto che in alto sulla destra ci sia scritto salta mi fa capire che deve essere abbastanza difficile.
Ecco, te pareva non ci entra. Ma che cazzo di casino è? Scusatemi. Ripristina il meccanismo dell'automa collegando tutti gli ingranaggi in tutti e tre i livelli di altezza. Ah, quanti sono? Scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qua sono 12 posti. Poi uno piccolo qui così, in ogni caso non ci sta. O meglio, non gli arriva il moto, quindi quello grande non ci sta, quindi qui per forza deve mandargli il moto da qua. Perché sennò questo qua, se lo sollevo, ci sta qua? Sì, no, non ci entra. Ci sta qua. Ma qua non combina niente, quindi questo siamo sicuri che vada qua. Trasmette il moto e al primo livello ci siamo. Al secondo livello non c'è niente, solo quello lì, ma non so neanche se è al secondo livello. Quindi bisogna mettere una di queste. Una di queste, proviamo ora così. E una di queste. E moto fu. Si sta girando, perfetto. Ora, una di queste qua. No, allora, ho sbagliato. Cuscinetto, uno. Una di queste qua. E un'altra. The chain doesn't fit here. Ah, momento, però la catena va messa in contemporanea. Cioè, uno sopra l'altro. Allora, prima far così. Lì e lì, perfetto, caro Beppe, ci siamo. Allora facciamo così, era un errore stupidissimo. A posto, ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Indizio. Eccoci qua, indizio. Allora, Marley crea autonomia, fabbricato è stato di Tecuman, quindi questo con l'opera di Marley secondo me danno l'indizio. Eccoci qui, che adesso c'è da cambiare qualcosina, perché allora la statua di Tecumman del club era un automa. Non è possibile costruire un automa con un meccanismo di movimento così. No, era un automa. Allora, lo so, qui così c'è l'errore. Adesso andiamo a spostarlo. Socia segnala l'esistenza di una maledizione. L'opportunità non lo rende un assassino. Vai con l'ignaro. Allora, anche qui c'è una. Salchas avrebbe potuto vendere qualunque altra collezione del club e non solo quella. Ok, ora piano piano ci siamo. Qui niente, indizi ancora, abbiamo qualcos'altro?
Ok, no. Per ora ci siamo, ok. Vediamo qui un attimino. Dichiarazione. No, stato che corre. Sir Charles ha visto lo stato di Tecumuman correre via perché è un automa. Ecco qua che parte l'indizione. Vediamo un attimino qui. Preparato cos'è? Sir Charles ha avuto il tempo. Ok, vabbè, questo non è nessuna maledizione, l'abbiamo detto. Quindi qui parte un mega indizio. Sir Charles ha visto l'automa di Bernard Marley scappare la mattina dell'omicidio. Esatto. Qui qui se mettiamo opportunità tanto non cambia niente, no? Esatto, esatto, esatto. E tutto va a puttane, niente. Ok. E qui l'abbiamo detto. Va bene. Ci confermiamo, ok. Bene, c'è altro? We need to hurry and find out what Mr. Marley is hiding. Ok, vediamo un attimino. Scheggio d'oggetto metallico, prendilo. Una chiave. So, Bernard Marley built a mechanical globe. Ah, costruito un mappamondo meccanico. This globe has space inside. It should be possible to open it. Sì, abbiamo la chiave. Dove sta? Scusate, però la chiave qui serve già per aprire sta cazzo di cassaforte, o no? Esatto. Apri. Il mondo. Oppopopo. Allora. Confiscato. Documenti. So di essere l'eletto. Tecumuman vuole usarmi per i suoi scopi. Oh, cielo, proteggimi. Non voglio morire. Ok. Questo qui è ancora convinto che ci sia la maledizione. A piece of a map in metal. Ok. This part is in solid gold. It's worth a fortune. Ok. Direi che abbiamo anche un nuovo indizio. Superstizione. Bernard credeva nella maledizione ed era convinto che Tecumuman volesse utilizzarlo per i suoi scopi. Si sta bene con calendario Maya, eh? Esatto, e fare un altro indizio. L'eletto. Bernard Marley crede davvero di essere eletto per eseguire la volontà della maledizione. Bernard Marley teme la maledizione e sta cercando di difendersi. Non può essere l'eletto. Non può essere l'eletto. No, allora porca la puttana. Allora è l'eletto. No. Vai. Oppala là. Qui avremo Marley è il colpevole. Tutto torna, porterebbe a lui. Vediamo un attimino. Bernard Marley crede nella maledizione e configura le sue statue come automi assassini nella speranza di diventare l'eletto. Proseguiamo ancora le indagini un attimino, ragazzi. Qui va via anche la luce. C'è altro? Sì. The statue is in three parts. Only the gold is original. Marley must have reconstructed the other two. Ok, questo è stato analizzato. Questo qui non è verde, quindi c'è ancora qualcosa. This object evidently connects to something else. Confiscato. It's almost daylight. The workers will be here soon. It's time to leave. Perfetto, ora dove andiamo? Ok, proviamo ad andarcene allora. Andiamo a Baker Street. Andiamo a Baker Street per cercare sulla mappa la via di quell'altro, quello che ci era scappato nello scorso episodio sul... questo qua. Il percorso di questo qua. Albait ha fatto visita a una fumeria doppio, macchie di grasso, umidità sulle sue scarpe, indicano strade sporche e un mercato affollato, recentemente acquistato tabacco cinese, è passato vicino anche a un circo.
È per questo, ragazzi, che non mi sento ancora di condannare Marley, anche se tutto porterebbe a lui. Aspetta un attimo, ho perso il foglietto. Ecco, come dicevo, anche se tutto conduce a lui, e abbiamo ancora tante cose, ci sono ancora dei punti in sospeso, no? Quanto cazzo dura sto caricamento? Ah, eccoci, alla mattina dopo, ok, vediamo che succede. Salve. Esamino, trova l'indirizzo. Thanks to the information I obtained at the hospital, I can now deduce where Albeit is hiding. Ok, vai. Con calma, né? Mi raccomando, con calma. We know that Albeit paid a visit to an opium den, a crowded market, and a circus. He also purchased some Chinese tobacco. Let's find a place in London where all four elements are close together. Ah, buon, dai, allora qui così. Allora, qui ci sta il circo. La pipa c'è lì. Quanti cazzo di circhi ci sono? Allora, ah, non può essere andato molto lontano. Allora, un attimo solo, che okay. Ah, ma va anche molto più là. Ah, cazzo, che fregatura. Infatti è enorme, dicevo. Mi sembra un po' poco. Allora London, ok. Ah, l'ho beccato per sbaglio. Ok. Now we need to find a street name ending in OOK. Ma che stai a scherzare? Brook, eccolo qua. Here it is. 21D Brook Street. Watson, I believe we found Albeit's flat. Perfetto, questo ci siamo. Map of London and its surroundings. Could be useful. Did you find Albeit's house on the map? Sì, l'ho trovata, caro mio. L'ho trovata. Qui c'è il cane, ok. My analysis table. It's useful for my work. Ok, altro che ci abbiamo. Un frammento di metallo con un pezzo di mappa. Questo è da usare, ma non so ancora dove. Allora, nel frattempo qua... al club, secondo me è il club da qualche parte. E trova la casa di Albeit sulla mappa e fagli visita. Allora facciamogli visita per ora. E questo qui l'obiettivo. Vai. What should we do next, Holmes? Entrare. Help! Do you hear that? Quick, we have to open this door. The door's too strong and the lock is too solid to break with bare hands. Opla, vale, le prendo la lancia un attimo, grazie, guarda, gliela ridò subito, le non mi vada in confusione. No, please help! Sto arriva. Help! E che cazzo, no. Arrivo, che è tutta sta fretta. Che sta combinando? Si incastra pure la mazza. Arrivo. Attenzione, parte anche la musichetta rock. Allora, abbiamo giusto a porta. Mamma mia, se... oh, eccoci qua. Urca la miseria. Cazzo. Mi ha ammazzato in pieno. Oh madre, eccoci qui. Allora,
Nasconditi perché sennò poi ci ammazza. Fammi vedere di qua. Ok, abbiamo lì un tavolo e lì c'è qualcos'altro. Allora, prendiamoci questa che mi sa che è la cosa giusta da fare. E che. Vai. Bravissimo. Oh, attenzione, qui lancia frecce, il tizio. If I cut those ropes, the curtains will fall and block the attacker's view. Attenzione. Merdone. This table could serve as cover. Watson, I'll try to reach those curtains to close them. Cover me. Watson, vai in Watson Vision. Adesso bisogna. Attenzione, prendi la mira e sparare, vai. Bam, la, la, la. Bam, ciò da questo. Carica. Basta, carica, eh. Cazzo, me l'ha ammazzato. Ah, ammazza Watson, ma ammazza. Stia fermo, Watson, adesso arrivo. Poi, porca puttana. Me l'ha incervellato un'altra volta. Ce la farà il nostro eroe. Ok, ecco che si sposta. Vai. Bene un'altra volta. Ok. Ok, ora forse ci siamo. Grandissimo. Mi raccomando, ora non fa cazzate, però. Spari, Watson, spari. Continui a sparare. Bene così. Vai. Affetta. Ottimo. Venga, venga. Oddio, sopra di te. Ambo. Perfetto. Attenzione adesso. Che sta fuori. Che accoglienza, se non altro calorosa. Watson, come here. He's behind the screen. Attenzione, guarda che. Bella Madonna, il mago di lì. È uscito da qua. Our assailant escaped using this rope. Our attacker escaped through this skylight. Ok, allora abbiamo anche un indizio in più. Allora andiamo un attimo a sistemare le cose. L'aggressore a casa è un lottatore abile ed esperto e si abbina bene con doti fisiche che Zaccaria sia stato ucciso da una lancia gettata con grande precisione e forza. Vai. Eccolo qua. Qui però c'è cambiato qualcosa. Allora. Facciamo così, l'eletto. Marley ha paura, non può essere eletto, va bene? Allora, automa. Non è nessun automa. Non è possibile costruire un automa con un meccanismo di movimento così preciso, gli mettiamo. E statua che corre, non ha, e Sir Charles non ha visto la statua correre, o mente o è stato qualcun altro a correre. E mo qua vediamo cos'è questo. Gli attacchi a Zaccaria e Albert sono stati eseguiti da un esperto. Tutto quadra. Appunto, appunto, appunto. Forza. La persona che ha ucciso Zaccaria aveva abbastanza forza fisica da effettuare un lancio potente e preciso. Perfetto. Ok. Ora che dobbiamo fare? Scopri di più su Albait. Ok. Vediamo se qua c'è qualcosa. Ah, qua sì. No! Don't kill me! Salve! Calm down. It's over now. It's gone. You?
Oh. But why are you here? You're not doctors, are you? No. Well, you're half right. Shall we remove these masks? Your true name is Albeit, is it not? You were a member at Charles Yellingham's club. Yes, I was. Cosa è successo? Tell us what happened here. After your visit at the hospital, I quickly returned home. I was lying there on the sofa and felt an evil presence in the room. An evil presence? Never mind. It's probably the fever. Maledizione, è l'unica roba che s'abbina. Or perhaps a living statue? Yes. It was one of the double statues. I saw its shadow. I believed that it was searching for me, that it wanted to kill me. It was horrible. As in Zacharias's murder, the statue came to life when its intended victim appeared in front of it. I must examine your residence. It may hold some clues. L'ultima spedizione. Tell us about your expedition to Guatemala, 14 years ago? It was in my former life. What really happened there? You were said to have died. I was ill with a terrible fever. I asked them to leave me there. I can't remember how. I only have flashes of memory. But by some miracle, I survived. I left an eye and one arm behind. It took me time. But at last, I managed to return to London. Nome falso. Why do you use a false name? That expedition signaled the end of my career and my very life as I'd known it. I changed my name and my address. Now I'm weak and useless and alone. I'm a walking dead man. Not for long. Perhaps this was it. It was my curse to fade away little by little. Tekunu Man's revenge. Sempre questo tekun umano. You are aware of Zacharias's murder, are you not? Yes, and quite aptly I read that he was killed with a spear. Aptly? Well, he practiced archaeology almost as though it were a sport, seeking adrenaline. Imagine his state of adrenaline when he died, him being the prey. And who would have been the hunter? Tekunu Man? Whoever, whatever. It'll soon be over for me at any rate. Ok, bene, allora, lui ha parlato. A statue was once here. Now it's missing. It appears that the missing statue may have escaped via the window in the roof. Complimenti alla statua. The surface is damaged. The iron mounting rod is broken. Ok. Allora, continuiamo. Qui c'è una porta. Ah, è aperta. Ok. Meglio, allora. Vai. Allora, lettera numero 1. Brasile, San Paolo, 14 aprile 83. Io, Claudio João Inácio da Silva, concedo pieni diritti e libertà ad Albert Dyke e Ba Udambo. Da questo giorno in poi per loro e i loro discendenti. Claudio João da Silva. Va bene, lettera. Amore mio, capisco il tuo dolore, ma devi sapere che ho preso questa decisione solo per proteggerti. Come potrei tornare al mondo reale? Se qualcuno scoprisse la terribile vergogna di questa spedizione fallita e della mia schiavitù, sarebbe per sempre un disonore per il nome di nostro figlio. Sarebbe meglio che il mio ricordo restasse nel tempio di Tekun Uman. Sono tornato a vedervi per l'ultima volta. Voglio morire da solo, con le mie preziose collezioni. Il risultato di una vita dedicata all'archeologia. Un mio amico ufficiale giudiziario mi aiuterà a gestire la vendita. Riceverai tutti i benefici. Ti prego, cerca di non essere infelice, ma la mia morte sarà una liberazione. Ho già preso accordi per la mia sepoltura. Addio, miei cari. Spero che possiate perdonarmi e che riusciate ad avere una vita felice. È il mio unico desiderio. Ok. Ok, va buono, dai. Quindi ha simulato la sua morte. This bed is very small. Un letto molto piccolo. Qui c'è altro. Allora, vediamo un attimino. R1. Qua sì. Impronte di mani, crepa di muro, si può spostare. Spostiamo.
Oppala. The interior seems well designed, but I cannot see it properly. The interior seems well designed, but I cannot see it properly. 1894. This model was created after the expedition to Guatemala. This model forms a part of another, larger model. Ah, ok, ok, ok. Bravo, confisca, confisca. Allora, andiamo solo a fare due chiacchiere con... di nuovo con il nostro amicone. Perché qua stiamo mettendo via un sacco di cose. Allora, cos'è? Pezzo di mappa, preso prima, va bene. C'è un letto piccolo in una camera al primo piano, una persona bassa abita qui. E il modellino in piramide Maya. Ok. Torniamo, abbiamo qualche domandina ancora da farle. Salve, salve. Abbiamo due question e poi ci leviamo dai coglioni. Cameretta. There's a little bed in a small room. It's been used. Well, it is for my son Gulliver. After my official death, my wife and he left for Glasgow. Upon my return, I installed this room. So they know about you. My boy Gulliver visits occasionally. But I wonder, what is the life of a crippled father? They will lose me again. Piangendo, tra parentesi, bellissimo. Piramide. Mr. Albeit, what is this? How? It's impossible. How did you find it? Answer me. 17 years ago, I built a model of Tekkenman's temple. We stored it inside the club's globe before leaving for the expedition. I've no idea if it's still there. While in Guatemala, I had dreams about a missing part. A pyramid. Then, when we entered the temple, I experienced vivid visions. Wait a minute. You entered the temple? Well, yes, we did. And we found the pyramid from my visions. But I was too weak. I was unable to solve the mystery of its entrance. I'd failed there. I always wanted to understand why. So upon my return... You rebuilt this final part according to your visions and... Nothing. But I'm dying, and at least my son will see that I did my best to complete my life's work. Forse un po' troppo ossessionati da queste cose, da questa faccenda. Allora, vediamo un attimino. Qui abbiamo qualche punto per ragazzi e poi ci salutiamo, perché sennò il video viene troppo lungo. Allora, sarà sicuramente da tornare al club. Allora, Albeit ha dichiarato che lui e i suoi compagni entrarono nel tempio ma non furono in grado di accedere alla piramide. Albeit. E qui non entrarono, si abbina benissimo, perché Marley e Bern e Charles dichiararono che non entrarono. Appunto, eccolo qua, e qui abbiamo qualcosa. Testimonianze. Le testimonianze di Charles e Marley contrastano quella di Albeit, tuttavia nessuno di loro vuole parlare del tempio. E questo è vero. Abbiamo altro? Perché qui abbiamo un sacco di indizi. E fuga dalla finestra. No, fuga con la malattia. L'aggressore a casa Albeit è fuggito da una finestra. La vita di Albeit era rovinata dopo la spedizione del club al tempio. No, non c'entra un cazzo. E vediamo un attimino. La versione, questo qua giù. Albeit ha dichiarato che lui e i suoi compagni entrarono nel tempio ma non furono in grado di accedere alla piramide finale. Albeit costruì la piramide di Tikun Umán in base alle sue visioni. Questi si abbinano ed eccolo qua. Qui cosa abbiamo? Albeit avrebbe potuto costruire il modellino della piramide finale solo se fosse riuscito a entrare. Ok, questo potrebbe essere vero. E Albeit non aveva bisogno di entrare nella piramide per costruire il modellino, poteva usare l'immaginazione. No, le bugie di Albeit ti metto questa volta. Ok, abbiamo altro. E Albeit riuscì a costruire solo una parte. Albeit costruì la piramide di Tekken Umani in base alle sue visioni. Vai. Quindi abbiamo un terzo. Qui ragazzi la cosa si sta facendo molto... Completare il modellino del tempio di Tekken Umani è possibile. Ed ecco qua che si collega. Testimonianze, le bugie di Albeit e il modellino del tempio. Qui si collega con... Usa il modellino del tempio di Tekken Umani per scoprire perché i membri della spedizione temono di parlare di quanto accade.
scopri la verità sul tempio, esatto, e questo è una cosa fondamentale. Abbiamo altri indizi? La vita di Albert era rovinata dopo la spedizione del club al tempio Maya. C'è un letto piccolo a casa di Albert, che sostiene che è stato preparato dal figlio. Vediamo, no, non c'entra niente con fuga dalla finestra nemmeno. Va bene, a posto così per ora. Va bene ragazzi, allora direi che per questo episodio può bastare così. Io come sempre vi invito a lasciare un like e a condividere se vi sta piacendo la serie. Aiutatemi a diffondere il canale sul web. E vi lascio il link qui sotto in descrizione della mia pagina Facebook Rocambolesco YouTube. Mettete un mi piace anche lì per rimanere sempre aggiornati sulle varie novità. E nulla, a me non mi resta che ringraziarvi e darvi come sempre appuntamento nei prossimi episodi. Ci vediamo allora ragazzi, un cordiale saluto da Attila Game.